Buonasera. Oggi iniziamo a parlare dell'attività dell'ARPA mettendo a fuoco il motto dell'agenzia che è sul territorio per l'ambiente. Le parole le abbiamo scelte non a caso perché abbiamo voluto significare che la protezione dell'ambiente non si fa in ufficio, non si fa sulle carte, ma si fa sul territorio, quindi intervenendo al di fuori dei nostri uffici. Il territorio della Valle d'Aosta ha un'altitudine media di più di 2000 metri e quindi noi sappiamo che zone ad alta quota, così alta quota, sono zone molto esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. In ARPA noi ci occupiamo in particolare di due temi legati ai cambiamenti climatici: gli effetti sul mondo del ghiaccio e della neve e quello sulla vegetazione. Oggi ci occuperemo di ghiaccio. La presenza di ghiaccio sul territorio della Valle d'Aosta è soggetta, come ovunque, ad un ciclo stagionale: l'accumulo con l'inverno, lo scioglimento estivo e il nuovo accumulo. È chiaro che se cambiano i climi, se cambia l'alternarsi del clima, questo ciclo può essere alterato. Noi ci occupiamo in particolare di studiare il bilancio di massa dei ghiacciai, cioè andiamo a valutare di anno in anno quanta neve si è trasformata in ghiaccio e quanta si è sciolta e facciamo un bilancio a fine anno. Vedremo che negli ultimi anni questo bilancio è stato, ahimè, sempre in rosso. L'accumulo di neve poi è anche legato alla disponibilità di acqua, perché la neve, che non diventa ghiaccio, si trasforma in acqua. Per noi è importante studiare sul territorio regionale quant'acqua si ha a disposizione per la stagione estiva. L'ARPA Valle d'Aosta, fra le sue attività istituzionali, realizza anche il monitoraggio della criosfera. In particolare si concentra sul monitoraggio del bilancio di massa dei ghiacciai, ottimi indicatori di cambiamento climatico. I ghiacciai infatti rispondono in modo diretto e rapido alle variazioni climatiche in relazione alle precipitazioni, soprattutto quelle nevose che si accumulano sul ghiacciaio nel corso dell'inverno e della primavera, e in relazione alla temperatura estiva che determina la fusione, quindi l'ablazione della neve e del ghiaccio. Il bilancio di massa glaciale è un indicatore riconosciuto a livello mondiale. Questo significa che, applicando la stessa metodologia per il rilievo e l'elaborazione dei dati, possiamo comparare i dati rilevati in Valle d'Aosta sui nostri ghiacciai con il comportamento, le dinamiche dei ghiacciai di tutto il mondo. E quindi ghiacciai che ritroviamo dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti fino nelle regioni himalayane. Il bilancio di massa che realizziamo in Valle d'Aosta è il cosiddetto bilancio di massa glaciologico o ablatometrico, che si realizza sostanzialmente attraverso misure realizzate in due momenti fondamentali della vita del ghiacciaio, vale a dire le misure di accumulo di neve depositata nel corso della stagione invernale e la misura di fusione. A fine primavera quindi saliamo sul ghiacciaio e attraverso sonde da valanga misuriamo lo spessore della neve fino a raggiungere la superficie del ghiacciaio. È quindi una misura in centimetri di spessore del manto nevoso che viene accoppiata alla misura di densità realizzata in alcuni punti, perché sono misure piuttosto onerose da realizzare, e che ci fornisce la densità in chilogrammi al metro cubo della neve. Questi due dati accoppiati vengono trasformati in millimetri di acqua di snow water equivalent, cioè di equivalente d'acqua del manto nevoso, dato che ci consente di paragonare poi il rilievo, il valore di accumulo di fine inverno con la neve residua a fine stagione estiva, che a densità differenti. Quindi, per poter paragonare due nevi con caratteristiche diverse, occorre
trovare un parametro, un'unità di misura che consente questo confronto. E l'unità di misura con la quale si esprime il bilancio di massa è proprio lo snow water equivalent, i millimetri di acqua equivalente. Per la misura della densità della neve a fine inverno sostanzialmente possiamo impiegare due metodologie: o scavare la classica trincea da neve, che vuol dire con la pala si scava un grosso buco per permettere il campionamento orizzontale dei diversi strati di neve, oppure un metodo più rapido e realizzato grazie a un nuovo strumento che ARPA ha contribuito a sviluppare, è impiegare un tubo carottatore che ci consente di fare un'unica pesata verticale di tutto il manto e scendere fino anche a 3 metri. Questo consente di essere molto più veloci nelle operazioni e di realizzare quindi più misure a vantaggio di una migliore conoscenza della distribuzione della densità sull'intero ghiacciaio. Il tubo carottatore che impieghiamo in questo caso è il tubo verticale, che è dotato di una testa, di una fresa che consente di mordere la neve, di oltrepassare anche gli strati di ghiaccio se non eccessivamente spessi, e da tubi modulari che possono essere giuntati con pezzi da 50 cm l'uno, che ci consentono di scendere progressivamente nel manto nevoso. In questo caso abbiamo circa 2 metri di neve e quindi dovremo montare tutto il tubo per poter fare un'unica pesata. Il valore di densità della neve varia da circa 70 kg al metro cubo per la neve fresca leggerissima, fino a circa addirittura 600 kg al metro cubo per la neve che ritroviamo sul ghiaccio a fine estate, che si sottoposta ai processi di metamorfismo legati al peso e alla temperatura, che determinano appunto l'evoluzione del manto e il suo progressivo compattamento. Questo è il tubo quindi montato nella sua versione a 2 metri. Una volta che siamo pronti e il tubo è completamente vuoto, lo introduciamo nel manto nevoso progressivamente. Ecco, siamo arrivati in fondo al manto nevoso, si percepisce proprio la presenza del ghiaccio in fondo, che non ci consente di andare più giù, e qua siamo sostanzialmente a 2,90 m di spessore del manto nevoso. Ora estraiamo il tubo per recuperare la carota e pesarla. Ecco, questa neve di fine primavera pesa a densità media su tutto il manto di 325 kg a metro cubo. Una particolare matrice ambientale, caratteristica dei ghiacciai e al momento poco conosciuta, è costituita dalle crioconiti. Con questo termine si intende un particolare deposito di polvere dispersa sul ghiacciaio e sul sovrastante manto nevoso. Nel periodo tardo primaverile estivo, in alcuni punti, dovuto alla morfologia del ghiacciaio, inizia ad accumularsi della polvere. Questo deposito scuro diminuisce l'albedo e attrae il calore solare, che inizia a fondere il ghiaccio circostante, formando una conca, una vaschetta, il cosiddetto buco crioconitico. Questa formazione continua fino a quando il calore solare è in grado di fondere il ghiaccio. Una volta rientrati nell'inverno, le nuove precipitazioni bloccano questa formazione, che ricomincerà gli anni successivi. Importante caratteristica delle crioconiti è che accumulano la polvere, che si depositano per svariati anni sopra il ghiacciaio, e originaria da più o meno tutto l'emisfero boreale.
Le crioconiti vengono campionate dall'ARPA sui ghiacciai della Valle d'Aosta e successivamente vengono portati nel laboratorio di radiometria ambientale. La prima operazione che viene fatta in questo laboratorio è togliere l'acqua, che non è interessante dal punto di vista di matrice ambientale, e portare a secco la polvere che è stata raccolta. Una volta essiccata, la polvere viene inserita in un apposito contenitore messo su un rivelatore. Questo rivelatore permette di analizzare la radiazione emessa dal campione. Questo rivelatore in particolare non solo conta quanti sono i fotoni emessi dal rivelatore, ma ci dà anche l'informazione dell'energia. Quindi, con l'opportuna analisi, noi riusciamo a determinare quanti fotoni sono stati emessi e a quale energia. E poiché la fisica del nucleare ci dice che ogni radionuclide ha particolare energia di emissione, noi, dopo un'analisi, riusciamo a determinare quali sono i radionuclidi presenti nel campione e a quantificarne la concentrazione di attività. Le misure che si realizzano a fine estate hanno l'obiettivo di determinare quanto il ghiacciaio ha subito il caldo estivo e quindi quanta massa di ghiaccio è stata, di neve e di ghiaccio è stata persa per le alte temperature. Per far questo è necessario avere un riferimento rispetto alla superficie del ghiacciaio, riferimento che è dato da una palina che è conficcata nel ghiaccio, una palina in questo caso di bambù, perché ci garantisce la migliore resistenza e che viene impiegata come per realizzare una misura di progressiva emersione della palina, quindi la superficie del ghiacciaio progressivamente col caldo estivo si abbassa, perde massa e noi, misurando quanto progressivamente il ghiacciaio si abbassa, determiniamo qual è la perdita complessiva distribuita sul ghiacciaio. Ecco, in questo caso siamo a fine estate. Abbiamo ancora neve residua vicino alla palina, quindi determiniamo quant'è la neve residua degli oltre 3 metri che avevamo a inizio estate, cioè a fine del periodo di massimo accumulo rimangono sostanzialmente 55 cm di neve residua, quindi vuol dire che oltre 2 metri e mezzo di neve sono spariti. Anche al termine della stagione estiva si devono realizzare le misure di densità del manto nevoso proprio per capire quanto questo si è compattato e quindi quant'è l'acqua che è rimasta nella neve dopo tutti i processi di metamorfismo. In questo caso, in corrispondenza della palina, facciamo un campionamento sempre col tubo verticale. Ecco, in questo caso, in corrispondenza della palina, abbiamo all'incirca 40-41 cm di neve e quindi con un solo segmento avremmo potuto fare la misura. La procedura è la stessa di quella che si realizza in primavera: smontiamo il tubo e lo svuotiamo per pesare la neve residua. Ecco, in questo caso abbiamo densità della neve residua di circa 550 km cubo. Con le misure estive completiamo quindi il quadro conoscitivo per il bilancio di massa, che si chiama bilancio proprio perché consente di realizzare la differenza fra gli accumuli, la parte positiva di massa che potrebbe accumularsi sul ghiacciaio, che si accumula nel corso dell'inverno e che viene progressivamente consumato nel corso della stagione estiva con la fusione, sottraendo quindi alla parte di accumulo positiva e la parte di ablazione negativa. Alla fine dell'anno idrologico si ottiene il valore di bilancio di massa, che sostanzialmente rappresenta la massa che si è accumulata o che è stata persa dal ghiacciaio. L'importanza del monitoraggio del bilancio di massa nelle zone alpine è legata sostanzialmente alla comprensione delle dinamiche della criosfera rispetto al cambiamento climatico. Quindi valutare qual è l'impatto sui territori alpini delle stagioni ormai sempre più calde e parzialmente anche sempre con meno precipitazioni. Questo ci dice quindi qual è la dinamica della risorsa idrica che è immagazzinata nel ghiaccio e nella neve, ci consente anche di realizzare le stime di acqua immagazzinata nella neve, per esempio per
i fini idroelettrici o per comprendere quali sono le disponibilità di risorsa nel suo complesso anche rispetto alle popolazioni che vivono nella piana e che quindi beneficiano dei deflussi superficiali che si originano però nelle zone alpine. La necessità di realizzare monitoraggi in ambienti remoti e sempre più difficili da percorrere fa sì che alcune nuove tecnologie possano venire in nostro aiuto. È il caso dell'impiego del drone, cioè di velivoli velivoli a pilotaggio remoto che ci consentono di realizzare delle riprese aeree verticali per monitorare l'evoluzione dell'ambiente glaciale e periglaciale. È il caso del rilievo delle fronti glaciali che da alcuni anni realizziamo con l'ausilio del drone, ci consente di fare il perimetro perfetto della posizione della fronte a fine periodo di ablazione senza dover percorrere direttamente, quindi senza avere operatori direttamente sul terreno. E dopo averlo lanciato, il drone segue un piano di volo che è stato realizzato e che è governato dal computer e quindi ha, diciamo, totale autonomia nella realizzazione del volo. Ovviamente abbiamo sempre il controllo del mezzo, uno perché è previsto la normativa, due perché può succedere qualunque inconveniente e quindi il controllo e la possibilità di intervenire, di richiamarlo al punto di decollo o aggiungere dei punti di nuove riprese è una opzione interessante. Quello che abbiamo potuto misurare in questi ultimi anni è un progressivo e intenso fenomeno di arretramento glaciale e di riduzione della massa. Questo fa sì che il ghiaccio nel corso della stagione estiva fonda e si trasformi in acqua, quindi aumenti la quantità di acqua nel reticolo superficiale e progressivamente delle nuove aree vengano liberate dal ghiaccio con aumento della quantità di detrito depositato nella zona frontale. Quello che osserviamo in Valle d'Aosta con i bilanci di massa è la tendenza che si registra in tutto il mondo, fatte diciamo con alcune rarissime eccezioni per casi particolari, per dinamiche molto peculiari, ed è una tendenza di progressiva riduzione che è collegata alle dinamiche di cambiamento globale che si registra con il progressivo innalzamento della temperatura, che ci viene segnalato anche con scenari alle volte preoccupanti, perché l'aumento di 1, 2, 3, 4 gradi della temperatura media del globo, che oltretutto nelle zone alpine risulterà più accentuato, ha un impatto rilevante sulla criosfera delle zone appunto di montagna, con riduzioni intensissime della quantità di ghiaccio e arretramenti dei ghiacciai significativi. In Valle d'Aosta il bilancio di massa è realizzato da ARPA Valle d'Aosta in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura e dal Parco Nazionale Gran Paradiso. Sono diversi i ghiacciai monitorati al fine di comprendere, di misurare e di dare un significato anche alle differenze regionali legate agli apporti, alla circolazione, quindi poter evidenziare le peculiarità dei diversi massicci montuosi. Il bilancio di massa più lungo è del ghiacciaio del Timorion in Val Savaranche, abbiamo poi il ghiacciaio del Ruitor, il ghiacciaio di Tula, il Petit Grappillon e il Grand Vallon in Valle di Cogne. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso realizza da ormai 15 anni il bilancio di massa del ghiacciaio del Grande Tre in fondo alla Val Savaranche. I valori di bilancio di massa possono essere anche diversi, la tendenza è una tendenza però omogenea e come si diceva anche paragonabile ai comportamenti degli altri ghiacciai dei massicci montuosi di tutto il mondo. Le misure fatte negli ultimi 14 anni sui ghiacciai valdostani mostrano un segnale estremamente chiaro di riduzione progressiva della superficie glacializzata della regione
e di riduzione significativa della massa glaciale. Sono due parametri, due elementi che sono assolutamente paragonabili a quanto succede sulle altre montagne dell'intero globo, a parte alcune rarissime eccezioni dovute a condizioni estremamente locali. Quindi la perdita di massa sostanzialmente determina un incremento dei flussi superficiali, del reticolo superficiale, e una progressiva riduzione della quantità di acqua che è immagazzinata, quindi la riserva idrica che fino adesso rimaneva immagazzinata nel ghiacciaio. Viceversa, la riduzione della superficie fa sì che nuove aree vengano liberate dal ghiaccio, quindi ci sia una maggior quantità di detrito disponibile nella parte proglaciale, quindi in prossimità della fronte glaciale, detrito che alle volte è facilmente mobilizzabile e in alcuni casi può anche dare origine a nuovi dissesti in aree che fino a poco tempo fa non erano interessate a questi fenomeni. È interessante segnalare che le crioconiti dal punto di vista radiometrico ci permettono di avere informazioni su tutto quello che è avvenuto negli ultimi 40-50 anni nell'emisfero boreale. Ad esempio, noi abbiamo trovato tracce di radionuclidi emesse durante l'incidente di Fukushima in Giappone nel 2011, tracce del fallout successivo all'incidente di Chernobyl nell'86, ma anche radionuclidi che comunemente non si trovano, che sono stati emessi in atmosfera durante gli incidenti termonucleari degli anni 60-70, in particolare il bismuto 207 dovuto a un incidente termonucleare in Russia, in Novaya Zemlya del 61 e poi disperso nell'emisfero boreale nel 1963. Quindi noi possiamo studiare quello che è avvenuto negli ultimi anni su tutto l'emisfero boreale grazie a qualche polvere raccolta sui nostri ghiacciai. Le tendenze quindi sono di progressiva riduzione e gli scenari di cambiamento climatico che sono proposti a livello internazionale, quindi con temperature medie annue superiori di 1,5, 2 e 3 gradi centigradi, fa sì che ci si deve aspettare una ulteriore riduzione degli apparati glaciali, con le conseguenze relative anche ai deflussi nelle parti di pianura dove altra gente beneficia dell'acqua che proviene dalle zone alpine.